Allora, siamo qui a continuare le nostre predicazioni nel deserto, o apparentemente nel deserto, ma siamo convinti, come era convinto anche il buon Gesù, quando nel deserto chiacchierava e giocava a carte o a scacchi, e non so, col demonio, che a qualcosa avrebbe comportato anche questo suo soliloquio, perché poi in realtà la chiacchierata col demonio era un soliloquio, come quello ad esempio di Sant'Antonio Abate, no? Ecco, che non l'altro ieri ho visto l'armata Brancaleone alle crociate, dove c'era Vittorio Gasme che faceva il dialogo con la morte. Perché Madosca, potevi anche telefonarmi, quella è una delle opere bella, più importanti bella. Che siano mai ogni volta fatte. Che l'ho visto, ma 20-30 volte, ogni volta che l'ho capto delle informazioni diverse, aggiuntive. Allora, quell'opera fondamentale lì, perché è bella? Perché è un sunto intelligentissimo di tutta la novellistica italiana medievale. No, ma anche la più antica, cioè quella delle certo. crociate, anche quella orlandiana, eccetera. Esattamente. E con tutto quell'aspetto di ironia, di presa per il culo. Populista, in realtà invece è coltissimo. È naturale, certo. E per le presa per il culo dei preti, no? C'è sempre quello, il caso particolare, no? Del Papa e dell'antipapa. Dei due sono Papa io, no? Sono Papa io. E gli fanno fare la prova della camminata sulla brace. Esattamente. Che lui faceva il campeone. Sì. È una cosa da non credere quanto sia stata intelligente, superiore questa cinematografia italiana che è tutt'oggi. Quella del 68, 70, sì. 72, 75 al massimo. Sì. Quei 6-7 anni lì hanno impresso un salto c'era, notevole. C'erano anche uomini di altissima cultura che circondavano questo ambiente cinematografico, ma grandissimi registi, tecnica, scientifica, umanistica, di tutti i generi. Grandissimi proprio. Registi capaci di interpretare in termini moderni quelle istanze, che erano istanze fondamentali, quelle di critica. E di poi regime. Con quattro soldi, perché l'armata Brancaleone l'hanno girata tutta nel Viterbese. Io riconosco tutti quei posti là. Che con aspetto con quella ad esempio. E l'avventura nel castello dove c'erano i bizantini che avevano la peste, sì. capito? E lui scappa disperatamente, capito? Inseguito da una di quelle femmine bizantine. Vabbè, allora, detto questo, torniamo a noi e abbiamo parecchie cose da dire. Intanto ci riferiamo a questo, abbiamo parlato di Medioevo, ma ci riferiamo anche agli aforismi romani. Incominciamo con un aforisma. O come direbbe qualcuno con un aforismo, potestas romanorum, da sempre le potenze divine dominano l'uomo e tutti gli esseri a lui inferiori. Nel cosmo vige la gerarchia, in quest'epoca tutto ciò è stato disconosciuto, deriso, sostituito con palliativi. L'omologazione planetaria in atto sta facendo vittime ogni giorno che passa. Noi non tradiremo i nostri patres né noi stessi. Seguiamo le leggi divine e se non altro lotteremo integralmente per l'unica causa che in ogni tempo vale la pena di lottare, la tradizione, ovvero la sua restaurazione nel prossimo millennio. Questo è ciò verso cui noi siamo in marcia. Praticamente da 17 anni siamo una piccola forza anche noi, siamo un piccolo potere anche noi, tutto ciò è degno, ci dà dignità, ci sprona a combattere continuamente per divinificarci ulteriormente, in quanto tra noi e gli altri dei della stirpe divina esiste un rapporto di amicizia da cui noi romani discendiamo. E su questo non si transige. Vabbè, a Roma i cui figli romani sono semidei. E appunto, quindi, e su questo non si transige. Saltiamo a un'opera del grande Miguel de Unamuno, anzi, come vi disse una volta un intellettuale spagnolo, Don Miguel de Unamuno. Ok? Don Miguel de Unamuno. Dice Don Miguel de Unamuno, il supposto cristianesimo primitivo
il cristianesimo di Cristo, e questo è più assurdo ancora che parlare dell'hegelianesimo di Hegel, perché Hegel non era hegeliano, ma Hegel era, lo si è detto mille volte, apocalittico. Gesù di Nazareth credeva alla prossima fine del mondo e perciò diceva: lasciate che i nostri morti seppelliscono i loro morti. E il mio regno non è di questo mondo. E credeva forse nella resurrezione della carne, al modo ebraico, non nell'immortalità dell'anima, alla maniera platonica, e nella sua seconda venuta al mondo. Le prove di ciò si possono trovare in qualsiasi libro di esegesi valida, se esegesi e validità vanno d'accordo. E in questo mondo futuro, nel regno di Dio, di cui aspettavano il prossimo avvento, la carne non dovrebbe propagarsi, non dovrebbe seminarsi, perché morirebbe la morte. Attenzione quanto sono precisi questi concetti e quanto noi non possiamo fare a meno di questa logica linguistica nella comprensione dell'evoluzione della cultura cristiana e della Chiesa Cattolica. Noi non possiamo rinunciare all'analisi grammaticale e logica delle parole scritte, perché è tutto lì, come abbiamo già fatto capire altre volte, da cosa discende cosa, da un concetto discende un concetto, da un concetto espresso magari da un padre della Chiesa nel 300, nel 250 dopo Cristo, nel 100 dopo Cristo, qualcuno ci ha pensato sopra e ci ha fatto una congrega, tranquillamente, una congrega organizzata proprio per proporre questa strana idea venuta in testa a qualcuno in quel momento. Alla fine ci hanno fatto anche un concilio, così come spiegano certi fatti inesplicabili. Concilio di Efeso. A parte il concilio di Efeso, ma parlo gli altri, anche le ultime... No, le a partire da quello dico. Vabbè, certo, anche le ultime... anche gli ultimi dogmi. Vedi, c'è il demonio che da farci fastidio fa muovere questi fischi. Prima non si sentivano, come abbiamo incominciato a parlare, il diavolo, capito? Che si mette la coda e è andato a accendere un fischio. Beh, cazzo, è vero o non è vero che il diavolo fischia? Altro che. E allora eccolo qui, è il diavolo che vuole disturbare. Fischia la tempesta, urla il temporale, quella là. Quella, no, lasciali fischiare. Quella della... Sì, gli fischiava nel culo. No, del corpo di spedizione in Russia, là, come si chiamava quella canzone? No. Urla il vento e fischia la tempesta. No, l'hanno fatta diventare una canzone dei partigiani, oltretutto. No, davvero? Sì, come non? Io ti immagini. Quella era del corpo di spedizione in Russia. Non sapevano l'Armir. Non sapevano che cosa applicare. Rubare. Oh! Noi siamo stati noi, abbiamo fatto una cosa, abbiamo fatto. Lo sappiano i nostri amici, Oh, vedi, questa riflessione è molto importante. Proprio in questi giorni, pensando in profondità alle potenze maligne che indubbiamente ci sono delle forze maligne che indubbiamente, noi non siamo dei materialisti, noi sappiamo perfettamente che nel mondo agiscono forze. Ora, queste forze, i fondatori di religioni, i preti, i sacerdoti, la casta sacerdotale, danno dei nomi dicendo che sono loro quelli che agiscono su quelle forze. Quella è il vero sopruso nei confronti dell'umanità. Il turpiloquio proprio, la turpitudine appunto, mentale. Allora, ma questa cosa qui in realtà è vera, cioè esistono, perché sennò non esisterebbero degli indemoniati. Esiste l'indemoniato, la figura dell'indemoniato non è spiegabile in termini freudiani e tantomeno junghiani, e tantomeno della psicologia, la psicanalisi in generale, della psicologia in generale. Sono delle forze che si impossessano. Ma che cosa hanno fatto i preti? Hanno detto: queste le dominiamo noi. Questo è affar nostro. È affar nostro. Ecco dov'è la sopraffazione. No, diceva appropriazione indebita. Hai capito?
Questa è la cosa più interessante. Poi ovviamente loro stessi hanno creato delle figure professionali di vabbè, cui professionali. No, vabbè, più o meno hanno professionali sempre, vabbè, hanno sempre fatto gli scongiuri, li fanno anche per cacciare i demoni. Per cui se tu vai vedere, retro. Appunto, se tu vai a vedere quelli che intervengono sugli indemoniati, è difficile che siano dei borghesi, sono solo preti. Sono grandi preti oltretutto, perché c'è padre Zalamorte, che è Zalamorte. Già dal nome. È appunto la Scialunga, padre Zalamorte. Vabbè, allora è una cosa che volevo dire e continuiamo qui su questo semplice discorso. E in questo mondo futuro, nel regno di Dio di cui aspettavano il prossimo avvento, la carne non dovrebbe propagarsi, non dovrebbe seminarsi, perché morirebbe la morte. Questo è un concetto che, ripeto, è importantissimo e che dobbiamo tenere sempre presente. Il fatto che tanti cristiani, portando alle estreme conseguenze quella cultura cristiana lì. No, però dobbiamo sempre spiegare una cosa, che noi facciamo queste analisi da non credenti, perché sennò ma certo. la gente, da quello che tu dici, potrebbe recepire che noi siamo credenti. No, assolutamente. E che quindi crediamo nelle facezze che raccontano questi. Ecco, appunto, noi facciamo un'indagine analitica, che è diversa, molto diversa. Esattamente. Arbitri estranei. Esattamente. Noi siamo delle persone che abitualmente analizziamo i concetti e proprio per farlo vedere, per far vedere che non parliamo a vanvera, ci riferiamo sempre ad autori di grande livello, perché nessuno mi può negare che Don Miguel de Unamuno non sia stato uno dei più grandi intellettuali del XX secolo. Questo concetto qui, per cui il fatto che continuando a procreare, guardate che è molto importante questo concetto, si nega la morte. E partendo da una tanatologia tipicamente cristiana, la morte non può essere negata, qui si vengono a spiegare tutta una serie di pulsioni che hanno portato anche alla verginità dei preti, alla non sposalizio dei sacerdoti e quant'altro. È importantissimo capire per quale ragione si nega ai preti di sposarsi, che è importantissimo. Beh, lì c'è una motivazione di ma non è soltanto guerra combattuta in tutte le forme, che richiedevano guerrieri disponibili a qualunque momento, che non avessero altri interessi, altre limitazioni, come la famiglia. Esiste, appunto. Questa è un'interpretazione, ma un'altra è anche questa, che c'è un prete che ha la famiglia, nega la morte. Certo, e tu non la puoi negare la morte, perché la morte è un principio tanatologico che induce il poveraccio a credere che dopo la morte ci sia qualcosa, e essendoci qualcosa può ottenere sulla base di quel timore di non essere abile a raggiungere quel risultato, si comporta in un determinato modo, cioè paga pegno. Certo, hai capito? Se no non ci sarebbero. Allora ne approfitto per dire. Beh, d'altra parte ricordiamoci sempre che anche in tutte le culture al morto si metteva in bocca l'obolo. Sì, ma mica se lo metteva l'obolo del cane. Glielo mettono anche in culo. In culo, sì, però adesso questo va benissimo, ma non lo davano in bocca ai preti, lo mettevano in bocca al morto. Certo. E beh, mi sembra che sia leggermente. Certo. Però voglio dire, il concetto di pagare il trapasso c'è sempre stato. Vabbè, il trapasso tu lo puoi pagare, l'importante è che non lo dai a quei truffatori, certo. Hai capito? Espropriatori. Allora, ne approfitto per dire che i soldi dell'8 per mille, cari amici, che vi accingete a regalarli ai preti, i preti lo danno in servizi, quelli che fanno vedere in televisione i casi patologici, chiedetelo, i casi umani. Sì, chiedetelo a loro. Guarda che è una televisione. Per il 20-25%. Sì, esatto. Chiedetelo a loro. Ma io non lo chiedo per niente, tanto lo so che mi dicono che non è vero. Cazzo vuoi che vada a chiedere a questi? Andiamo, cari amici, l'8 per mille, il 5 per mille, datelo a chi ha veramente bisogno, datelo alle associazioni che fanno veramente del bene per i bambini malati, del bene per i malati incurabili, per i morienti, ma che lo fanno loro, laicamente, non date ai preti. In prima persona,
non capito? Attraverso strutture piramidali. Oh. E in questo mondo futuro, nel regno di Dio, di cui aspettavano il prossimo avvento, la carne non dovrebbe propagarsi, non dovrebbe seminarsi, perché morirebbe la morte. Il Vangelo di Matteo 22, 23, 33, e questo è un passo cardinale e essenziale del cristianesimo, racconta che dopo che i farisei ebbero tentato Gesù chiedendogli se bisognava pagare o no le tasse a Cesare, all'impero, e lui rispose: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. In quel giorno gli si fecero intorno i Sadducei. Questi non credevano come i farisei nella resurrezione della carne e nell'altra vita. Allora, intanto, loro non credevano nella risurrezione della carne, ma la risurrezione della carne non l'ha dichiarata e non l'ha affermata nemmeno Gesù Cristo dei Vangeli. E dopo che si sono inventati, per poter dire che esiste la risurrezione della carne, si sono inventati che Gesù Cristo è risuscitato. 15 giorni prima... fa abbiamo parlato, proprio abbiamo fatto un elenco di tutte le verità gradualmente rivelate nel corso dei millenni. Esattamente. Cioè, come se fosse una scintillinazione. Esattamente. E lì c'è qualcuno che veramente ha il senso del tempo molto caro. Chissà quale altro. Ah sì, adesso si stanno inventando la nuova famiglia. La famiglia, sì. Due padri, due figli, due madri. Sì, quattro transgenere. Un toro, sì. Della Taura Maghia, quella più sfrenata, no? Questa è la nuova famiglia cristiana. Da non confondere con la rivista, che è ancora fatta bene, se c'è ancora. Beh, i Paolini sono un po' più seri. Sì, sì. Questi non credevano come i farisei nella risurrezione della carne e nell'altra vita. E gli chiesero: maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza avere figli, suo fratello sposi la moglie e susciterà seme per suo fratello. Giustissimo, è una prassi che si verifica nelle campagne in Italia anche oggi, ricordiamocelo bene, ma non perché l'hanno detto i Sadducei. Ma in quasi tutte le culture la vedova del fratello diventa la moglie, certo, dell'altro. Certo. Che... E perché mi sembra la soluzione migliore? Sì. Se no che deve andare a fare la puttana in giro? Tanto vale che se la sposa. Diciamo, nelle culture, diciamo, più diciamo primordiali, quelle primitive, ecco. No, io avevo una cameriera negli anni 50, la quale era fidanzata con una persona. E un giorno lei, tutta piangente, ci disse che si voleva licenziare. Perché era morto? No, no, si diceva perché il suo fidanzato, essendo morto il fratello, aveva dovuto sposare la moglie del fratello. Ah. E lei non si sentiva più di stare lì, eccetera, e io non so dove sarebbe andata, eccetera, eccetera. E quindi lui gli ha detto: guarda, io non posso assolutamente sposarti perché mi devo sposare mia cognata. Andiamo avanti, e faceva bene, e faceva benissimo. Oltretutto, se c'è della parola da mantenere. Se l'uomo muore, si sta insieme per suo fratello. Ora c'erano fra noi sette fratelli, e il primo morì appena sposato e, senza lasciare figli, lasciò la moglie a un fratello. Lo stesso il secondo e il terzo, e così fino al settimo, e poi la donna morì. Se lei l'ha passati tutti. Manco fosse la moglie di Abramo, e poi si è passato e poi è morta, giustamente. Alla risurrezione, di quale dei sette sarà la moglie, dato che tutti l'hanno avuta? Sono cazzi acidi. Ma Gesù, pronto alla risposta, che cosa dice? E Gesù, rispondendo, disse: sbagliate e non conoscete le scritture e il potere di Dio, perché nella risurrezione non ci si sposa né si genera, ma si è come gli angeli del cielo. Vedi che è una frase che dice: guardate che là di là è altra cosa, insomma. E non avete letto quello che è scritto intorno alla risurrezione dei morti da Dio per voi, cioè: io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei vivi. E ascoltato ciò, le folle si meravigliarono della sua dottrina. E l'agonia del cristianesimo continua con i farisei da un lato e i sadducei dall'altro. Ma poi, quando morì Gesù e rinacque Cristo nelle anime dei suoi credenti, ecco, vedi, il concetto
anche questo lo dobbiamo dire, il concetto espresso da San Paolo, quando si parla di resurrezione, intendeva dire, come si dice anche oggi, cari amici, vi ricordate quante volte leggiamo sui muri egli vive, con un nome di qualcuno che magari è stato ucciso dalla polizia o in uno scontro politico, egli come vive. Il greco dei fascisti, ogni tanto lo ricordano, Mantacas, quello che è stato assassinato vicino a piazza a Calarenzia. No, a Calarenzia ne hanno ammazzati tre. Invece quello che dico io, Mikis Mantakas, Mantakas, è stato assassinato più o meno in quel periodo, negli anni di piombo, è stato assassinato dalle parti di Piazza del Risorgimento, a Via Ottaviano, da quelle parti là. E allora c'era appunto, egli vive, cioè vive in noi. Certo. Allora, quella frase di San Paolo, cioè egli vive in noi, è diventato poi resurrezione e dogma della resurrezione. Vedete esattamente come ci sia una allitterazione, utilizzazione, traslitterazione, utilizzazione di una parola che diventa concetto, una parola che ha espresso un concetto ne assume altri, ne assume assolutamente un altro, non solo, ma te li impongono poi come dogma, per cui è stata la Maddalena che l'ha visto, prima non l'aveva mai visto nessuno, alla fine dice ma l'ha visto qualcuno, dice c'è la Maddalena, e vabbè, l'avrà vista la Maddalena. Qui c'è un libro importantissimo scritto da un anonimo, e questo libro è stato scritto nello spirito di Spinoza. Si dice appunto che l'autore di questo testo, che è un testo che di qualche secoletto fa, e si è ispirato soprattutto al pensiero spinoziano. È molto bello questo testo. Lo sai, io ho un omonimo che si chiama Franco Ferniani, che è professore all'Università di Bologna, che è il più grande studioso di Spinoza. L'immagino. Non è che ci siano molti studiosi di Spinoza in giro. Allora, sulla divinità di Gesù Cristo, ne leggiamo qualcuno così. Leggiamo prima questo, il più bello. I fondatori di religioni, ben consci che la base delle loro imposture era l'ignoranza dei popoli, non trascuravano, tanto che la coltivavano, non solo la accettavano, ma facevano in modo che il popolo venisse a sapere il meno possibile dei testi. Questo è il libro che è uscito all'inizio del 1700, pare nel 1719, anonimo, perché se no, se l'avesse scritto con un nome forse gli andava male, anche il libro andava male. Allora, i fondatori delle religioni, ben consci che la base delle loro imposture era l'ignoranza dei popoli, non trascurarono nulla per mantenerla. L'ho anticipato. Le immagini da adorare, nelle quali vollero far credere che risiedessero gli dei, parve loro un mezzo molto appropriato e si prodigarono con ogni cura per instaurarlo su fondamenti durevoli. A questo fine essi innalzarono altare a quegli dei che degnavano manifestarsi agli uomini attraverso le loro immagini. E questo mi ha ricordato un altro aspetto veramente interessante e tipico della ipocrisia. Quando San Paolo si rivolse agli ateniesi, i quali ateniesi avevano... San Paolo? Sì, San Paolo. Ah, sì. Agli ateniesi. Sì. Si rivolse agli ateniesi, passò di lì e dopo alla cogliazione. San Paolo di Tarso? Sì, sì. Ah. Gli ateniesi avevano una statua a una divinità sconosciuta. Allora il bravo uomo dice, ma quello è Gesù, capito? Ma sì, è vero, quindi lui aveva ipotizzato il futuro. La stessa cosa fu fatta nei confronti di Virgilio, il grande creatore della
che era sistematore della religione prisca romana, perché senza l'Eneide di Virgilio non ci sarebbe stato tutto quel rifiorire anche culturale che in quell'epoca era l'epoca augustea, e quella che crogiolo di tutto. Beh, lì in quei 50 anni, 60 anni è nato tutto. Esattamente. Ma perché era la derivazione da mille rivoli dell'impero, da mille culture dell'impero che si sono fuse in quei, dall'80 avanti Cristo, che ha creato il crollo della Repubblica con tutte le guerre sociali, eccetera, e poi tutto quello che ne è maturato in quel ribollio, in quel rimescolamento. Esattamente. In quello che si chiama, che i sociologi chiamano lo stato nascente. Senza andare molto in là, è chiaro che il fatto stesso che mitologicamente Virgilio dice che Enea, il fondatore di Roma, proviene dall'Oriente, già questo è indicativo di una cultura che si ritiene, come cultura intendiamoci, perché i romani erano abbastanza autoctoni, ma come cultura si richiede, si ritiene, si vuole che la grande cultura romana, compresa soprattutto la sua religiosità, abbia qualcosa a che vedere con l'Oriente, in quel senso. Beh, sicuro. L'Olimpo romano era praticamente la trasposizione soltanto nominale. C'era una marea di roba dentro, c'era una marea di roba. E poi anche il nome non era lo stesso. Certo. Erano ben diversi i nomi. Allora, se il nome significa qualcosa e i nomi delle divinità romane, no, che in un certo modo rappresentavano delle entità, delle forze della natura, eccetera, e gli davano due nomi diversi, quando già tu dai un nome diverso hai implicazioni culturali diverse. Comunque, ritornando al discorso di Virgilio in una, mi pare di una delle sue egloghe, dice: nascerà un eroe da una vergine, eccetera eccetera, dopodiché subito tutti, dai, comincia da Sant'Agostino, avevi visto? Era Cristo. Allora, a questo fine essi innalzarono altari a quegli dei che degnavano manifestarsi agli uomini attraverso le loro immagini, costruirono templi meravigliosi in loro onore, istituirono dei sacrifici, delle feste, delle cerimonie, insediarono dei sacrificatori, dei sacerdoti, dei ministri per servirli. Assegnarono a questi ministri, oltre le decime, i pezzi migliori delle bestie sacrificate, la parte migliore della frutta, degli ortaggi, delle sementi offerti sugli altari. La stessa cosa fanno adesso. Mi diceva un amico che si era azzardato per curiosità andare a sentire una certa messa, e lì chiedevano con insistenza incredibile un'offerta per offrire un anello d'oro a un cardinale, capito? Ecco. Allora, queste sono le offerte, e te, se vuoi ti dico anche qual è la chiesa. Quindi vai in quella chiesa e ti verrà chiesto l'anello d'oro al cardinale. Poverino, che ha bisogno. Ne ha bisogno proprio. Allora, la parte più della frutta, degli ortaggi e dei sementi offerti sugli altari. E così facendo coinvolsero quelle anime basse e venali nel dar valore a un culto che era loro così utile. E quei sacrifici di cui gli dei vedevano solo il fumo, quelle decime, quelle offerte, furono poi considerate come sante, destinate all'uso dei sacri misteri, affinché nessuno potesse avere l'audacia di avanzare pretese su di esse, né la temerarietà di accaparrarsene, sacrilegio. Per meglio ingannare i popoli, quei sacerdoti si presentavano come profeti e facevano credere di poter leggere il futuro grazie al commercio che si vantavano di intrattenere con gli dèi. Ma guarda che strano questo, ma guarda, ma che cosa si va, che stranezza, ma proprio per me è proprio una meraviglia conoscere queste cose. Nulla è più naturale per l'uomo del desiderio di conoscere il proprio destino.
e questi impostori erano troppo scaltri per non trarre profitto da tale inclinazione e per trascurare una circostanza così vantaggiosa per il loro disegno. Gli uni si stabilirono a Delo, gli altri a Delfo e altrove. Qui, mediante incerti oracoli, rispondevano alle domande che venivano rivolte loro. Persino le donne se ne interessarono con curiosità, ma persino, io direi proprio le donne. Soprattutto. Anche i romani, nelle grandi calamità, facevano ricorso ai libri delle Sibille. I pazzi passavano per ispirati. E coloro che fingevano di intrattenere un rapporto con i morti erano chiamati negromanti. Altri leggevano nel futuro tramite il volo degli uccelli o le viscere delle bestie. Insomma, gli occhi, le mani, il viso, un oggetto fuori dall'ordinario, tutto sembrava loro di buono o di cattivo augurio. Un segnale. A dimostrazione che l'ignoranza percepisce qualsiasi impressione si voglia quando si possiede il segreto di avvalersene. E questa è una delle ragioni fondamentali per cui gli italiani ancora non hanno capito. Le superstizioni derivanti dal timore dell'ignoto. Esattamente, quando io insisto a dire che più la gente è colta, meno ignoranza c'è, meno paura c'hai. Esatto, ma non solo quello. E qui io insisto a dire che se non riusciamo a debellare la credulità dogmatica imposta da questi infami sacerdoti, non potremo. Anche i sacerdoti della finanza, ricordiamo. È quello che sto dicendo. Perché sono la stessa identica cosa. Esattamente. Non riusciremo mai a far capire agli italiani per quale ragione sono truffati sistematicamente dai banchieri, dai finanzieri e da altri usurai. Ma soprattutto dallo Stato del Vaticano e dal Papa, che continua a raccontare le cazzate per l'otto per mille, no, tanto per dirtene una, quando ancora deve pagare lo smaltimento della merda della città del Vaticano da vent'anni a sta parte all'AMNU, che è la società partecipata del Comune di Roma, per lo smaltimento. Tanto allora, per dire, 44 milioni di euro. Allora, ad esempio, io lo smaltimento lo facevo subito, gliela devo da mangiare a loro in continuazione, capito? Ecco. La butti su Piazza San Pietro, così quando arrivano i pellegrini. Sì, ma su Piazza San Pietro è una buona idea, tant'è vero che adesso, siccome nel prossimo... Nel futuro breve, a brevissimo termine, sì, anno sacro speciale... Non sanno chi portare lì a Piazza San Pietro, hanno detto che ci portano i carcerati. Allora, visto che ci portano i carcerati, cominciamo a utilizzarli, a farli lavorare, no? Spariamo la merda. Appunto. Vanno lì, no? Sparano. La sparano lì. La portano come lì i contadini, come i contadini per le quote latte, ti ricordi? Che fecero, sì, davanti alle prefetture. Certo. Questo... Allora, mi trovavo un giorno, l'ho già detto più di una volta, ma è divertente. Ci ho fatto anche un paio di articoli. Mi trovavo un giorno a Strasburgo, al Parlamento Europeo. Davanti al Parlamento Europeo c'era una manifestazione inizialmente di ebrei che protestavano per la liberazione di un certo ebreo che era stato fatto prigioniero, un militare ebreo. Ah sì, quello che era stato 3-4 anni in carcere. Che era stato fatto prigioniero. Poco dopo però arrivò una delegazione di palestinesi con un bel manifesto grande che chiedeva la liberazione delle centinaia di palestinesi, certo, che sono ancora carcerati. No, centinaia, le migliaia. Migliaia, tra cui moltissimi bambini che sono carcerati in Israele. A quel punto arriva un ragazzo con un camioncino, si mette davanti proprio al Parlamento, è un camioncino così, scarica sto camioncino. Di merda? Sì, era completamente pieno, l'ho fotografato, era completamente, ha scaricato tutto sto sterco davanti a tutta questa situazione, poi sono arrivato subito la polizia, l'hanno fermato, però è stata una scena molto bella, devo dire, francamente. Aspetto che qualcuno lo faccia anche qui, di fronte al Parlamento italiano, magari con proprio... Un autotreno? Sì, un bel autotreno, ci vorrebbe proprio, da farci giocare i deputati, i senatori, no? Allora, vediamo a quest'altra cosa, sulla divinità di Gesù Cristo. Leggiamo ovviamente alcune parti, vi ricordo che questo è un testo fondamentale,
l'autore si chiama Lo Spirito di Spinoza, era uno spinoziano, il libro ha circolato in Europa nel 1709-10 e si chiama Il Trattato dei Tre Impostori, Mosè, Gesù, Maometto, chiaro? Lo potete trovare e vi consiglio di leggerlo perché è veramente brillante. Dopo la sua morte, i discepoli, disperati nel vedere frustrate le loro speranze. Però Gesù in realtà non è lui l'impostore, semmai è Paolo. Ah, vabbè, ma certo, adesso qui gli impostori... Mentre gli altri due sono loro... Vabbè, Mosè, sappiamo che anche Mosè non è mai esistito, certo, diciamo. Però... Maometto è stato uno che si è trovato nella condizione... Mi fa, ha detto che devo fare, trovo e speculo come gli altri. Esattamente, esattamente. Allora, dopo la sua morte, i discepoli disperati nel vedere frustrate le loro speranze e perseguitati dagli ebrei che volevano trattarli alla stregua del loro maestro, fecero di necessità virtù e si sparsero per le vie. E lì, a quanto riferì una donna, annunciarono la sua resurrezione, poi la sua filiazione divina e tutte quelle favole che convinsero il grande imperatore Giuliano ad abbandonare la setta dei Nazareni, cioè il cristianesimo, che egli considerava come una grossolana fantasia, ed aveva perfettamente ragione, dello spirito umano, perché la riteneva fondata soltanto su una semplice narrazione di prodigi. Le difficoltà incontrate ad affermarsi tra gli ebrei li indussero a ricercare i gentili e assaggiare se sarebbero stati più felici con questi che fra la loro gente. Ma poiché ci voleva una scienza di quanta ne avessero, più scienza di quanta ne avessero, dato che i gentili avevano tra loro dei filosofi, troppo amici della verità per arrendersi a qualche bagatella, i discepoli conquistarono un giovane dallo spirito bollente e attivo, un po' meglio istruito dei pescatori, o per meglio dire più ciarliero di loro. Questo giovane, essendosi unito a loro a causa di una folgorazione che lo aveva reso cieco, giacché senza di questo l'impostura non sarebbe riuscita, attirò a Gesù Cristo alcune anime semplici con il racconto di quella visione e del suo preteso rapimento in cielo, con il timore delle pene di un inferno tratto dalle favole dei poeti antichi, con la speranza di una resurrezione in gloria e di un paradiso non meglio sopportabile di quello di Maometto, in modo tale che gli uni e gli altri procurarono al loro maestro l'onore di passare per un Dio, onore che lui stesso da vivo non aveva potuto ottenere. La sua sorte dunque non fu migliore di quella di Omero, se si pensa che sei fra le città che avevano cacciato e disprezzato questo poeta in vita si sono contese dopo la sua morte la gloria di essere stata la sua culla. Si vede da qui che il cristianesimo dipende, come altra cosa, dal capriccio degli uomini, nella cui opinione tutto può passare per buono o per cattivo secondo l'umore del momento. Ma d'altra parte, se Gesù Cristo fosse Dio, ne conseguirebbe, come dice San Giovanni, che Dio sarebbe stato fatto carne e avrebbe preso natura umana, che è come dire che il cerchio ha preso la natura del quadrato o che il tutto è diventato parte, che è contraddittorio. Infatti, che cosa c'è di più assurdo dell'immaginarsi, come fanno i cristiani, che il Dio Altissimo, come dicono, il solo essere infinitamente perfetto, sia disceso dall'alto della sua gloria per venire a stare con esseri che differiscono da lui infinitamente più di quanto i più vili insetti differiscono dai più grandi monarchi dell'universo? Che abbia assunto la debole, spregevole e miserabile natura di questi esseri unicamente per riscattarli dalla schiavitù e dalla tirannia di uno dei suoi sudditi ribelli che lui stesso tiene in catene,
come se non avesse altri mezzi per strapparli a questo nemico del genere infatti. Umano che nulla può, se li ha creati lui può fare qualunque cosa, a rompersi il cazzo qua, a farsi suicidare, infatti, che nulla può senza di lui, e non quello di degradarsi in un modo così strano, e tutto questo per salvare uno solo di questi miserabili di contro al milione che lascia perire. E questo è un altro concetto che mi piace aver letto, perché voi vedete, cari amici, la lucidità di questo autore, che non è il diavolo, come vi diranno i soliti preti, non è il diavolo. E ne leggiamo un altro, poi magari leggeremo altre cose. Sui legislatori, sui politici e di come si servono della religione. E questo direi che è piuttosto importante. Tutti gli antichi legislatori, volendo rafforzare, consolidare e ben fondare le leggi che davano ai loro popoli, non seppero escogitare niente di meglio che rendere pubblico e far credere, con tutta l'abilità di cui disponevano, che essi le avevano ricevute direttamente da qualche divinità. Zamolxis da Vesta, Caronda da Saturno, Minosse da Giove, Zamolxis da Vesta, l'avevo già detto, Licurgo da Apollo, Dracone e Solone da Minerva, Numa dalla ninfa Egeria, che non è l'acqua, l'acqua imbottigliata. È la ninfa della sorgente Egeria. Maometto dall'angelo Gabriele, Mosè, che è stato il più saggio di tutti, ci racconta nell'Esodo come ricevette la sua legge direttamente da Dio. Di conseguenza, tra l'altro ringraziamo il nostro amico Mauro Biglino che ha definitivamente sputtanato tutte queste dicerie, dopo 2000 anni, ma insomma. Di conseguenza, benché il regno degli ebrei sia del tutto scomparso, mansit tamen, disse Campanella, religio mosaica cum superstizione in ebreis e maumetanis et cum reformazione praeclarissima in cristianis. Questo è il grande filosofo e prete, ma onesto, Tommaso Campanella, scampato miracolosamente al rogo che invece avvolse il grande Giordano Bruno. Questa frase che cosa ci dice? Così, tuttavia, la religione mosaica è rimasta, insieme alla superstizione, fra gli ebrei e fra i maomettani, e completamente riformata fra i cristiani. Bellissima frase del grande Tommaso Campanella, che ovviamente era antecedente di qualche decennio dell'autore di questo libro. È questo, credo, ad aver indotto Cardano, il grande filosofo e fisico Cardano, scienziato in generale, che non si può matematico, mai, non si può mai parlare di Cardano perché resta soltanto il giunto cardanico. Il giunto cardanico è di una ingegnosità sì. Che praticamente è uno strumento che trasmette il cinematismo, non esisterà, sì. Il cinematismo traslando